Salve a tutti cari signori, benvenuti a questo nuovo video dal titolo "I prezzi delle case aumenteranno o diminuiranno?". Oggi facciamo un po' una disquisizione tecnica, ok? E prima di andare avanti però mi presento, sono Simone Rossi, sono un agente immobiliare da 21 anni a Bologna. Abbiamo raggiunto dei risultati veramente importanti, siamo stati per 3 anni consecutivi il primo team in Italia per numero di case vendute in Remax su 5.400 agenti, ma diciamo che la cosa principale che le persone apprezzano del nostro modo operativo è il fatto che mediamente vendono in 42 giorni e con uno sconto medio dell'1%, quindi non trattiamo il prezzo di casa tua, e questo lo facciamo attraverso un sistema che si chiama Open House e tante altre cose carine e coccolose che trovi ovviamente in altri video nel canale. Per cui, se l'argomento ti interessa, sei un proprietario di una casa a Bologna, stai ragionando che cosa faccio, che cosa non faccio, potrebbe essere utile e interessante iscriverti a questo canale, oppure se sei già convinto sotto hai un numero verde che puoi chiamare per entrare in contatto con noi, oppure compilare un form che vedi qui sotto e candidare il tuo immobile. Dico candidare perché non accettiamo tutti gli immobili, dipende dalla zona, dipendono alcune cose eccetera eccetera. Nel caso in cui ci sentiamo, organizziamo il prossimo open house. I prezzi delle case aumenteranno o diminuiranno? Questo è il vero tema caldo, fresco sul tavolo. Ci ragioniamo insieme, così fai tu le tue considerazioni. Allora, facciamo finta che Gigetto voleva comprare una casa di 90 metri quadri a Bologna e aveva un budget di 250.000 euro. Ok? Allora, vediamo cosa succede. Gigetto va a vedere questi immobili, comincia a vedere e trova un appartamento da ristrutturare che gli piace. L'appartamento da ristrutturare gli piace e costa 200.000 euro. Più ci deve spendere 50.000 euro di ristrutturazioni. Ok, siamo nel 2020, ho fatto questo esempio, Gigetto cerca casa nel 2020, 50.000 euro di ristrutturazione, per cui il totale è 250.000 per un appartamento di 180, 90, 100 metri quadri ristrutturati eccetera eccetera. Come prende i soldi Gigetto? Gigetto questi 250 che gli servono per comprare casa e sono i 200.000 dell'acquisto più 50.000 di ristrutturazione, faceva un mutuo di 180.000, perché ai tempi la sua rata reddito teneva botta i suoi guadagni eccetera, il tasso, la rata che veniva fuori in base al tasso eccetera, lui ci stava dentro, la banca gli dava 180.000 euro e Gigetto doveva avere in tasca sua 70.000 cash. Ok? Ricapitolo. Gigetto cerca una casa di 90 metri quadri a Bologna nel 2020, la trova da ristrutturare a 200.000, si fa fare il preventivo di ristrutturazione a 50.000, deve tirare fuori 250.000 euro, 180 gliele dà la banca, ok? E 70.000 le deve avere lui, ok? Per cui ricordiamoci 180.000 e 70 che le deve tirare fuori. Succede che suo fratello vuole comprare casa oggi, cerca la stessa cosa di Gigetto, ma quello che cambia è questo, che i lavori di ristrutturazione non sono più 50.000, ma sono diventati 70.000. A questo punto la domanda è, non bastano più 250, ci vogliono 270.000. Proviamo a farci dare 20.000 euro di mutuo in più dalla banca? Allora torniamo qui e si scopre una cosa interessante, che i tassi sono aumentati, l'inflazione è galoppante, la banca ha meno voglia di darti un mutuo, per cui addirittura sapete cosa succede? Che la banca non gli dà più 180.000 euro, ma ne dà 150. Lui ha sempre i suoi 70.000, il problema è che tra quelli che ha e quelli che gli dà la banca ha 220.000. Ma lui gliene servono 270 ed è la stessa casa di 2 anni fa, con le stesse caratteristiche, con lo stesso grado di ristrutturazione, ma è cambiato 2 cose, sono aumentati i costi di ristrutturazione e la banca ti dà meno soldi perché i mutui sono in proiezione al 5-6% e non più all'1, per cui la rata è più alta, e se la rata è più alta la banca ti dà meno soldi perché ti puoi permettere di pagare meno soldi indietro, ok? Ci sono più interessi. A questo punto la situazione è 2,70 ma io 2,20, che cosa faccio? Allora, posso andare a parlare con l'impresa e dirgli no, guarda, 70.000, o se no vai, voglio una cifra più bassa, se no ciao, vi dico in bocca al lupo, ok?
perché materie prime sono aumentate, un po' ci ricalcano, hanno probabilmente tanto lavoro, per cui l'impresa ti fa così, per cui 70.000 rimangono 70.000. Posso andare dalla banca e dirgli: no, guarda, sbatto il pugno sul tavolo, mio fratello 2 anni fa non gli hai dato 150.000 nei 180, io ne voglio 180. Secondo te ve lo convince a te? Secondo me no. A questo punto cosa succede? Che io nei 220 devo ristrutturare la casa, che costa 70.000, e a questo punto ho poco da fare, se non andare dal proprietario della casa, che ai tempi chiedeva 200.000 e ha quella gemella, sto facendo degli esempi, di fianco a lui che vuole comprare il fratello di Gigetto, e dice: col cavolo che ti do 200.000, te ne posso dare 160, 170, quel cavolo che è, perché a quel punto dopo la banca devo spendere 50.000 di ristrutturazione, per cui vado a 220, e nel momento in cui ho 220 riesco a starci dentro tra quelli che ho e quello che mi dà la banca. Quindi alla fine della fiera, quello che è cambiato, su cui gli acquirenti e il mercato ha la possibilità di intervenire, è sul prezzo dell'immobile. Ok? Per cui, alla domanda, i prezzi aumenteranno e diminuiranno? Secondo me su alcune categorie di immobili, e sta già succedendo, con classi energetiche basse, con dei lavori di ristrutturazione da fare, eccetera, eccetera, subiranno un bel problemino. Subiranno un bel problemino perché matematicamente i redditi non sono aumentati, i costi di ristrutturazione sono aumentati e le banche ti danno meno soldi. Ok? Per cui, se hai un immobile che devi vendere, attenzione a questa roba qui, e probabilmente meglio venderlo oggi che domani per una serie di motivi che trovi nei miei video. Però alla domanda, se uno mi ferma per le scale e mi dice: Simone, cosa ne pensi del valore degli immobili da qui ai prossimi anni? La prima domanda che gli faccio io è: la tua casa è da ristrutturare o è già in ordine? Perché se è da ristrutturare, il cinema è questo. Ragazzi, anche questo video è finito, spero di non avervi messo troppe paure, ma come sempre vi dico la verità e questo è il mio ovviamente pensiero, nessuno qua fa delle previsioni, non previsioni, vi dico quello che vedo ogni giorno facendo questo lavoro. Vi auguro buona giornata, se avete un immobile da vendere, volete candidarlo al prossimo open house, sotto avete un link, un numero verde, fate quello che credete, vi saluto al prossimo video, ciao!